Prosegue Suoni della Murgia, la rassegna musicale internazionale fra Altamura, Terlizzi e Minervino Murge. Masseria Malerba ad Altamura ha ospitato il concerto del maestro Vincenzo Cipriani, pianista, compositore, organista e docente al Conservatorio d'Uni di Matera. Qual è il racconto musicale che tracciate questa sera per Suoni della Murgia? Sarà una sorta di viaggio ideale tra vari mondi musicali, insomma, toccheremo la musica classica, la musica jazz, la world music. La world music è in realtà il manifesto di questa rassegna di Suoni della Murgia. E con questo progetto musicale intendiamo praticamente, come dire, promuovere il più possibile il crossover style, quindi attraverso un viaggio musicale che vedrà la contaminazione di tanti generi musicali che sono in realtà il frutto delle nostre esperienze artistiche. Il tema della 23ª edizione di Suoni della Murgia è proprio sconfinamenti. Questa commistione di generi musicali, come si può raccontare? Che cosa racconta della musica e degli artisti che vi partecipano? Questo sconfinamento musicale rappresenta un viaggio ideale tra l'Europa, il Sud America e il Messico in modo particolare. Che cosa rappresenta e può rappresentare Suoni della Murgia in questo contesto, nel contesto murgiano, nel legame che crea con artisti nazionali ed internazionali? Che cosa porta sul territorio? Suoni della Murgia, da essere una manifestazione legata fondamentalmente alla cultura popolare del territorio della Murgia, ha intelligentemente aperto i suoi orizzonti verso altri mondi musicali. In This Is Just Me è stato accompagnato dalla sua ensemble e come special guest da Israel Barela, uno dei più grandi batteristi e percussionisti della scena contemporanea internazionale. Ha suonato in tournée con musicisti del calibro di Pat Metheny, Pino Daniele, Rita Marcotulli, Marcus Stockhausen, Andy Shepard, Maria Pia De Vito, Mike Stern e Andrea Bocelli. Quello che cerco di condividere sempre con le persone è la mia cultura, è sicuramente che viene sia dalla Latino America, sia dal flamenco, sia dal jazz, è un miscuglio diciamo particolare, il quale cerco di portare sempre ovunque, ovunque suono, ovunque vado. Suoni della Murgia piena di colori, la associo a questo che ho addosso, così, nel senso che è un posto meraviglioso e questo festival è la prima volta che sono qua, sono molto contento perché vedo già dalla programmazione, da tutto, che è un festival che cerca la particolarità e l'originalità in ogni progetto che propone. Incognito familiare dall'improvvisazione, la canzone antica, in questo duplice appuntamento, piano recital di Paolo Maggi, in un viaggio che ha attraversato la tradizione classica napoletana, partendo da composizioni istantanee, un flusso musicale dalla ricerca alla rivelazione. Non c'è un unico esemplare, un unico esempio di queste canzoni che sono prettamente popolari o popolaresche. E poi rifinite dagli autori del 7-8-900, cioè messe, come dire, in bella e fatte diventare dei pezzi quasi colti, di musica quasi colta. Per cui c'è questo discrimine, cioè c'è una linea che passa in mezzo fra il popolare, il colto e l'altro elemento che facciamo entrare è il moderno, il contemporaneo. Il tema della 23ª edizione di Suoni della Murgia è sconfinamenti. Come racconta lei gli sconfinamenti da un genere musicale all'altro attraverso la sua performance? È più facile raccontarlo in musica direttamente sullo strumento, nel senso che io cerco di rendere lo sconfinamento fluido. Altrimenti non avrebbe granché, non avrebbe senso, perché il discorso musicale deve essere uno solo. Suoni della Murgia è un'occasione per far sentire quello che noi abbiamo da dire, da suonare alle genti di tutto il circondario, altamurani, gravinesi, santermani, insomma. Questa è una cosa molto, molto bella, molto interessante e vitale per il territorio.